Thank you E salve a tutti e bentornati all'appuntamento settimanale con la parola di Dio nella quarta domenica di Pasqua. Ancora riecheggia nella Chiesa e nei testi liturgici quell'inno di lode per la risurrezione di nostro Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Il Signore è risorto, è veramente risorto. E ancora questo evento che provoca... Nei discepoli una, una forza, un coraggio, ehm, una, ehm, una grande, un grande vigore, una grande vitalità perché i discepoli ehm, potessero uscire dalla, da, quel, da quel cenacolo e continuare eh, l'opera che aveva. Iniziato il loro, il loro maestro. Infatti, eh, vediamo nella prima lettura ancora eh, tratta dagli Atti degli Apostoli come eh, Paolo, questa volta eh, e, e Barnaba eh, nei loro viaggi missionari eh, aprono il messaggio cristiano, il messaggio evangelico, eh, oltre i confini della, della religione ebraica, della religione giudaica. E, ma loro possiamo anche dire che la forza della testimonianza la trovano soprattutto nell'aver fatto di Gesù il loro principale modello ed esempio di vita. Non può un discepolo testimoniare il Signore Dio, il Signore Gesù, se non dopo aver riconosciuto lo stesso Gesù come il proprio, il proprio pastore, il proprio buon pastore. Infatti, questo è il tema del Vangelo di domenica prossima. Ma carissimi, andiamo ecco, per gradi e procediamo come sempre facciamo nella lettura e nel commento eh, della, eh, della, degli Atti degli Apostoli. Sarà questa è la prima lettura. Leggeremo gli Atti degli Apostoli al capitolo 13, al versetto 14 e poi faremo un salto dal versetto 43 sino al versetto 52. Nel versetto 14 eh, si parla ovviamente di Paolo e di Barnaba eh, che sono ad Antiochia eh, di Pisidia, e qui essi invece proseguendo da Perge arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato sedettero. E così colloca qui il primo discorso missionario di Paolo e di Barnaba, rivolto a un pubblico ecogiudaico. Noi poi la liturgia ci fa fare un grande, un grande salto sino al versetto 43, dove si dice... Eh, eh, dove si dice appunto questo, sciolta l'assemblea, molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi intrattenendosi con loro cercavano di, di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Vedete già da questo versetto 43, ma lo vedremo fino al versetto 47, ecco c'è una rottura con, con, con i giudei erano i proseliti credenti in Dio? I proseliti erano, diciamo così, simpatizzanti del, del giudaismo, ma che non erano ancora giudei perché non avevano ancora ecco, ricevuto la circoncisione rituale. E per questi l'annuncio di Paolo sembrava abbastanza interessante perché, perché l'annuncio di Paolo gli permetteva di avvicinarsi a Dio eh, senza eh, quella ritualità della, della circoncisione. Nel versetto, eh, faremo un salto, nel versetto eh, 46 si dice allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono, era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la grazia di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo i pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. La predicazione di Paolo, che innanzitutto era rivolta ai giudei, l'abbiamo visto all'inizio di questo capitolo 13, ora si rivolge anche ai pagani. E appunto nel versetto 47b si dice, io ti ho posto per essere luci delle genti, perché tu porti la salvezza sino agli estremità della terra. Si riprende un passo di Isaia al versetto 49, al capitolo 49, al versetto 6, dove un po' si parla della universalità del piano salvifico di Dio. Cioè si dice che la salvezza di Dio non è relegata a un popolo, a una nazione, a una tribù, ma la salvezza di Dio è universale. E poi dal versetto 48 sino al versetto 52, ecco qui Paolo parla di Gesù ai gentili, cioè appunto ai pagani. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e si glorificavano, la parola di Dio e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. Versetto 49: La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà, i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Versetto 51: si dice allora essi scossa contro di loro la polvere. Questo è un gesto che aveva suggerito Gesù ai suoi discepoli, e che lo troviamo nel Vangelo di Luca al, versetto, eh, al capitolo 9, al versetto 5: dice: andarono ai conio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Vedete eh, la cosa bella di questa lettura è che Paolo e Barnaba che comunque rappresentano una estensione eh, della, del, della missione eh, dei primi apostoli nella missione apostolica, perché Paolo e Barnaba si sono aggiunti dopo la risurrezione al cristianesimo, ecco, anche loro eh, si dice pieni di gioia e di Spirito Santo. Questo ci fa capire come la forza eh, della mh, conversione, non era tanto eh, magari nella metodologia della predicazione, quanto invece soprattutto e con nella, nel contenuto di questa predicazione. E il contenuto era la gioia e lo Spirito Santo. A loro quasi non importavano le persecuzioni eh, dei, eh, dei capi. Del, del popolo eh, perché erano gioiosi vogliosi desiderosi di predicare la parola di dio e soprattutto ripieni di spirito santo a questo brano della prima lettura noi ascolteremo un vangelo tratto dall'evangelista eh, giovanni <coughs> al, al, al capitolo eh, 11 ai versetti 27 sino al versetto 30. E un brevissimo brano evangelico è il brano di Gesù, Buon Pastore, dove si dice: Dunque, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco. E abbiamo detto dove Gesù dice: dunque le mie pecore, ascoltano la mia voce. Quindi Gesù si autoproclama nei versetti precedenti il pastore buono. Il termine pastore nell'antico Oriente era il termine che indicava il re, che indicava un capo e quindi eh, qui più che riferirsi a un re, a un capo, qui si riferisce a Dio. Più che pastore buono potremmo dire il pastore divino. No? riferito un po' a quel brano di, del profeta Ezechiele al capitolo 34, no? colui eh, che mh, dà una protezione al popolo, colui che, eh, che alimenta il popolo, e poi dice le mie pecore ascoltano la mia voce, le mie pecore ascoltano la mia voce. Qual è la qualità, del, la qualità delle pecore? La qualità delle pecore è quelle che si mettono in ascolto della voce del proprio pastore. Ecco, vedete, è bellissimo questo ascolto, perché l'ascolto nella Bibbia non è mai un'azione passiva, ma è sempre un desiderio, un'apertura, una totale disponibilità. A porsi eh, nelle mani della propria guida. Quindi più che un'azione, diciamo così, intellettiva è proprio un'azione fisica di colui che si pone a disposizione del proprio, della propria guida e io le conosco. Anche qui le conosco, non è un'azione anche questa intellettiva, ma un'azione più che altro esperienziale. No? Eh, Gesù ci conosce non soltanto con la mente, ma soprattutto con, con la vita, ed esse mi seguono. Vedete, allora per seguire il Signore c'è bisogno, da un lato, dell'ascolto, cioè di questa piena disponibilità dell'uomo ad andare incontro al Signore. E dall'altro, ecco il Signore, ecco, viene, eh, viene a noi per conoscerci. Versetto 28: La qualità di Cristo. Io do la vita eterna e non andranno perdute. In eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. E la mano nella Bibbia. È il simbolo di potenza se noi ci riferiamo per esempio a Isaia al capitolo 49 al versetto 5 la mia mano eh, nella mano di Gesù le pecore sono al sicuro la mano indica eh, la forza e eh, un senso di protezione da parte di Dio e si dice al versetto 29, il Padre mio che me li ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle. Ecco anche qui questo, eh, questo termine, diciamo così, di strapparle. Ehm, ehm, ogni violenza cade dinanzi all'amitezza di Gesù. No? Nessuno potrà strapparle dalla mano del Padre. Non perché la mano di Dio è più forte eh, delle altre, ma perché la mano di Dio è una mano eh, amorevole, una mano misericordiosa. Versetto 30. Io e il Padre siamo uno, siamo una cosa sola. La risposta, ecco, è, è questa: Gesù è vero Dio perché è unito al Padre, due persone con un'unica sostanza divina. Mi piace eh, questo brano evangelico, seppur questa pericope, seppur ecco, ridotta, seppur diciamo piccola, ma è una pericope che ci dà la possibilità di pensare e di riflettere eh, sul senso della nostra fede, se effettivamente noi carissimi pensiamo che Gesù sia il nostro pastore, se noi... E con, riusciamo ad ascoltare la sua voce eh, più che con le orecchie con il nostro cuore, cioè se noi riusciamo a dare eh, disponibilità concreta ad essere guidati e a farci guidare dalla, dalla, dalla volontà divina. Buona domenica a tutti.